Popolo di viaggiatori, scapritori. E anche di contaminatori in alcuni casi, in senso buono questa volta, perché parliamo di musica, contaminazioni fra classica e jazz. Dal Conservatorio di Napoli vediamo con Cecilia Donadio. Nel Conservatorio di San Pietro a Maiella Maria Pia insegna e Pierluigi ha studiato. Un filo conduttore comune, un punto fermo questo? Beh, un luogo molto importante, insomma, per noi, ma per me entrarci come insegnante dopo esserci entrata solo a fare il diploma di solfeggio è stata una grande impressione, una grande soddisfazione. Pierluigi, qui hai cominciato e hai imparato. Sì, diciamo di sì, nel 92 ho conseguito il diploma di percussioni e poi nel 2000 ho avuto l'onore e il piacere di poter seguire il corso di Bruno Tommaso, col quale poi ho suonato per 7 anni. Tra l'altro ho fatto anche 2 dischi insieme a Maria Pia. Si ritrovano a Napoli Pierluigi Villani e Maria Pia De Vito. 2 percorsi diversi, un unico amore, il jazz. I did all my best to smile. Song to a Siren di Tim Buckley è uno dei 12 brani di Mind Gap, un concept album dove Maria Pia, per la critica cantante jazz dell'anno, insieme a composizioni originali, contamina Jimi Hendrix, Bjork, Annie Lennox. Io da sempre nel mio lavoro amo mescolare linguaggi, perché il jazz nasce da una mescolanza di linguaggi. Io mi sento profondamente jazzista nel fare questo. Anche Pierluigi, con la sua small band di 8 elementi, qui in versione ridotta, nel nuovo CD First Flight punta ad un jazz meticcio. È più legato a una tradizione europea piuttosto che la tipica cultura jazzistica americana, che prevede una scrittura comunque sostanzialmente più verticale che orizzontale. Ma il jazz si ha nel sangue o si impara? C'è qualcuno che diceva che il talento è fatto dell'1% di ispirazione e il 99% di traspirazione. In questo c'ha in comune con la musica classica, che c'è bisogno di molto impegno. Ma al di là del talento, comunque è fondamentale sentire, viverlo, suonarlo.